Cari quaddisti, buongiorno. Siamo a Grosseto, penultima tappa del campionato italiano quad cross. È una grande gloria, campione italiano 2009, si era infortunato nelle ultime gare, è rientrato per questa manifestazione. Gara 1, Emanuele Giovanelli si è schierato. Questa è la giovanellina, è la bimbi. È il primo fan. È il primo fan, sì. Giova, partenza, grande gara. Sì, dai, ci siamo presi conto subito in partenza Nicola, quindi non sono riuscito a scattare bene. Poi ho infilato subito le prime due curve, non so chi, Arbeto, penso. Poi abbiamo fatto un gran ritmo con Nicola, perché abbiamo tirato di brutto. Peccato che io al sesto ultimo giro mi sono girato in una curva, ho perso quei 4 secondi. Sarebbe stato duro lo stesso, però volevo stare il più attaccato possibile. Alla fine ho anche guadagnato qualcosa, siamo arrivati vicini e sono contento. Buon di buon auspicio per domenica. Abbiamo visto un recupero e soprattutto una tenuta nonostante le condizioni fisiche non ancora perfette da parte tua. Sì, sono contento perché mi sono allenato molto in questo periodo, difatti visto anche, cioè, non sono calato, anzi alla fine andavo anche un pochino più forte, ma diciamo che va bene. Proviamo la seconda, partita avanti e vincere la gara. Gli USA sulla tua moto cosa hai proposto di nuovo? Abbiamo due sedimentatori nuovo davanti, ma provato franco, vanno molto molto bene perché sono leggermente più nuovi delle minime, ma abbiamo fatto uno step, diciamo, con un tampone idraulico che va veramente molto bene. Abbiamo visto sulla curva del traguardo la tua tendenza a cocchiare, ad atterrare perfettamente parallelo alla discesa dalla parte interna, mentre Nicola che preferiva l'esterna. Ma lì è questione di come viene su del salto, io preferisco saltare la corda. E sono 20 metri di salto, insomma. Sì. No, va bene, dai, va bene. Cominciamo a essere in forma. Emanuele, un salutone, in bocca al lupo per gara 2. Grazie. E un arrivederci alla prossima intervista. Grazie. Grande, ciao. Giova!